Ripetiamo adesso la procedura di analisi dei dati, però concentriamoci sulla traccia y. Il procedimento sarà il medesimo, ma vediamo che stavolta la nostra funzione parte all'incirca dal punto 0 ed è innanzitutto crescente. Quindi utilizzeremo la funzione seno per descrivere questa curva. Quindi la funzione che cerchiamo sarà del tipo y, funzione di t, uguale a seno di omega t più una certa traslazione dovuta, come prima, a errori nel posizionamento del sistema di riferimento. Chiaramente la velocità angolare sarà ancora lo stesso valore precedentemente calcolato, quindi 0,834 secondi alla meno 1. L'ampiezza dovrebbe essere la stessa determinata in precedenza, ma controlleremo comunque questo valore perché può essere che la pista sulla quale abbiamo fatto muovere il nostro trenino non sia perfettamente circolare, ma sia leggermente ellittica. Sicuramente dovremo stimare questo nuovo valore di traslazione dovuto al fatto che il centro del sistema di riferimento non è perfettamente posizionato sul punto y, a quota y uguale 0. Ora riprendiamo quindi i dati e ripetiamo l'analisi. Semplicemente stavolta andremo direttamente all'analizzatore e quindi analizza e possiamo vedere che il valore massimo della y è 0,308 metri, quindi 3,08 per 10 alla meno 1. Il valore minimo invece è meno 2,21 per 10 alla meno 1. Quindi andiamo, il valore medio è 5,131 per 10 alla meno 2 metri, quindi centimetri. Andiamo a fare un paio di calcoli, quindi otteniamo che l'ampiezza, in questo caso, sarà la distanza tra il valore di massimo 0,308 metri meno il valore di minimo che è meno 0,221 metri fratto 2, perché è la semidistanza rispetto al punto di equilibrio. Otteniamo 0,308 più 0,221 diviso 2, otteniamo il valore 0,265 circa. Quindi leggermente inferiore rispetto al valore che avevamo misurato precedentemente. Può anche essere che l'immagine non sia perfetta, non sia corretta, ma sia leggermente deformata l'immagine riportata dalla telecamera. Per quanto riguarda invece il valore medio, che quindi è la nostra traslazione, allora assumeremo il valore letto dal software di 0,051 metri. Quindi l'equazione del moto sarà y, funzione del tempo, uguale ampiezza 0,265 metri per il seno della velocità angolare 0,834 per t più 0,051 metri. Andiamo a controllare adesso col software di analisi inserito in tracker se questa funzione è quella che si adatta veramente ai dati raccolti. E allora andiamo appunto sulla finestra di analisi e cerchiamo la funzione più adatta che sarà una sinusoide, ma vediamo che l'equazione che ci viene presentata dal software ha il parametro c non all'esterno della funzione seno, ma al suo interno, quindi non è corretto. Allora dovremo andare a modificarlo. Come? Andremo sul builder della funzione e cambieremo l'espressione portando il valore c all'esterno della parentesi, quindi più c. Quindi questa è la nostra nuova equazione. Il software l'ha chiamata sinusoide 2 e inseriamo i dati che abbiamo raccolto. Quindi, per quanto riguarda l'ampiezza, 0,265
quindi 0,265. Per quanto riguarda la pulsazione 0,834, mentre la traslazione abbiamo detto essere 0,051. E come vedete, la curva si adatta abbastanza bene ai dati che abbiamo raccolto. Grazie per l'attenzione e al prossimo video di analisi.